Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Io mi chiamo Giulio e insegno l'italiano. Oggi facciamo un test sui verbi servili, detti anche verbi modali. Sto parlando dei verbi potere, dovere e volere. Questo argomento è generalmente rivolto ai principianti, perché è un tema di italiano di base. Ma in realtà un ripasso per studenti più avanzati non è neanche male, perché è possibile scoprire nuovi usi particolari di questi verbi. Ho già realizzato un video di grammatica su questo argomento che trovi qui. Ti consiglio di guardarlo prima di fare il quiz se hai dubbi su questo argomento. Avrai 5 secondi di tempo per rispondere ad ogni domanda e quindi puoi fermare il video se hai bisogno di più tempo. Bene, detto questo, iniziamo subito. Domanda numero 1. Dove prendere il biglietto del treno? A. Dobbiamo. B. Doviamo. C. Dobbiamo. E la risposta giusta è la C. Dove dobbiamo prendere il biglietto del treno? Domanda numero 2. Martina, un gelato. A. Vuole. B. Voglie. C. Vole. La risposta giusta è la A. Martina vuole un gelato. Terza domanda. Claudio e Mario non venire domani. Studiare per un esame. A. Claudio e Mario non possiamo venire domani, devono studiare. B. Non potete venire domani, dobbiamo studiare. C. Non possono venire domani, devono studiare. E la risposta giusta è la C. Claudio e Mario non possono venire domani, devono studiare per un esame. Domanda numero 4. Loro preparare una carbonara, ma prima comprare il pecorino. A. Loro vogliono, ma prima devono. B. Loro vogliono, ma prima debbono. C. Loro vogliamo, ma prima dobbiamo. La risposta corretta è la A. Loro vogliono preparare una carbonara, ma prima devono comprare il pecorino. Domanda numero 5. Perché impari l'italiano? Perché adoro l'Italia e parlare con gli italiani. A. Posso. B. Voglio. C. Devo. E la risposta giusta è la B. Perché impari l'italiano? Perché adoro l'Italia e voglio parlare con gli italiani. In questo caso uso il verbo volere perché ho intenzione di parlare con gli italiani. Il verbo potere è scorretto perché non si tratta di un permesso. Dai un'occhiata a questo video se non è chiaro come usare il verbo potere. Bene, passiamo alla domanda 6. Torno subito. Andare in bagno. A. Debbo. B. Voglio. C. Posso. Torno subito, debbo andare in bagno. In questo caso esprimo un bisogno, quindi uso il verbo dovere.
In questo caso ho utilizzato una forma più letteraria, più formale, che è debbo, alternativa alla forma sicuramente più comune che è devo, almeno all'indicativo presente. Esiste anche un'alternativa alla terza persona plurale che è debbono. Molto bene, vediamo la settima domanda. Mi scusi? Chiedere un'informazione? A. Vorrei. B. Voglio. C. Posso. La risposta corretta è la C. Mi scusi, posso chiedere un'informazione? In questo caso sto chiedendo un permesso, quindi uso il verbo potere. Ora domanda numero 8. Un caffè, per favore. A. Vorrei. B. Voglio. C. Posso. La risposta corretta è la A. Vorrei un caffè, per favore. L'opzione C, posso un caffè, è scorretta perché ho bisogno di un verbo all'infinito. Per esempio, posso avere un caffè, per favore? L'opzione B, voglio un caffè, è corretta a livello grammaticale, ma risulta un po' scortese. L'opzione migliore è la C, un po' più cortese. Domanda numero 9. Mangiare la pizza tutti i giorni, ma il medico dice che non vuole mangiare la pizza, il medico dice che non può. Deve mangiare la pizza, ma il medico dice che non vuole. Vuole mangiare la pizza, ma il medico dice che non potete. Qual è l'opzione corretta? L'opzione corretta è la A. Vuole mangiare la pizza tutti i giorni, ma il medico dice che non può. Ed ora l'ultima domanda, numero 10. In Italia non si mettere il ketchup nella pasta. A. Vuoi. B. Devono. C. Può. La risposta giusta è la C. In Italia non si può mettere il ketchup nella pasta. Attento se vieni in Italia. Non puoi e non devi mettere il ketchup nella pasta. Molto bene, il test è finito. Fammi sapere nei commenti com'è andata. Condividi il video se ti è stato utile. Come ti dicevo, se hai bisogno di ripassare questo argomento, puoi trovare tanti altri esercizi sul mio sito web. Noi ci vediamo presto con un prossimo video. Ciao, buono studio!